Ciao a tutti ragazzi, sono Tummy e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Heart Gold and Winter Nuzlocke. Dunque, eravamo rimasti qui sulla torre radio, cioè in realtà non ci eravamo lasciati qui, eravamo andati da un'altra parte, ma era questo il punto in cui ci eravamo fermati perché volevo fare il random time in cui abbiamo trovato un cacna di merda. Bene, qui ci sono dei tipi da sfidare che non sfiderò. Decisamente. E qui invece è dove ti dicevo Oh, io. ecco qui. Cof cof. A E I O U. Bravo. Y. C'è ancora White comunque. Lasciatevi presenti, gentile pubblico. Sono il direttore. Non ci sta smettendo programmi a dir poco mirabolanti. Impressionanti. Ah, come osi disturbarmi mentre faccio il direttore? Ovviamente è di nuovo quel cretino di Maxus. Quella mezza sega. Quello scarpone di Maxus, esatto. Però sei Pokémon, quindi ci A divertiamo sto giro ha un minimo. 6 Pokémon, E non infatti. capisco perché tu abbia messo primo di nuovo Aligerado. Ma perché sono scemo, capì? Psicoslancio? Occhio a Sceptile. Beh, ottimo su Sceptile. Li fai i danni? Rischiamo? Volo, sì. Gli è Rischiamo? calato a picco. Buono. Ok. Va bene, Shizu. Beh, è una Aia. bella squadra, ragazzo. Noi la Bella. mossa fuoco non ce l'abbiamo, vero? No, ci manca una mossa a fuoco. Casino qui. Neanche l'ombrizz posso mettere. Marea surf, boh, facciamo così, va. Tanchiamo un po'. Marea surf. Ok. Localizzati, non pensare a nient'altro che non sia il surf. Continuo con il surf. Shaymin, vento gelato. Coglione di merda. E come faccio a sapere che è in furia seme Shaymin, dai? Porca puttana, era Ma troppo era forte. fortissimo Marea, perché? Ma aveva metà vita, aveva più di metà vita. Come faccio a sapere che è in furia Ma seme anche sta tu, ma tu merdina? sei coglione pure nella logica, perché Faccio surf. No, quanto, no, quantomeno fai etere lama. è Non vento vento gelato. Ma gelato. tanto non moriva Togli un comunque. cazzo E vento tanto era gelato. comunque più Ma veloce. non Come fai a essere c'entra, più perché tu veloce? comunque hai sbagliato, capito? Nell'errore è ancora sbagliato, è quello che mi dà fastidio. Che tu non migliori mai andando avanti nelle Nuzlocke. Non hai un margine di miglioramento. No, raga, Marea no. Ma che cazzo? No, basta, no, no. Qui ti sei preso male. È più veloce. Ok. Giù. E non muore. Ma quanto è forte sto scemo? Ma quanto ha di statistiche, Shaymin? È un leggendario, Ma che, ma quindi. sì, ma è un È topo, un è un leggendario, ratto, è un leggendario, è un riccio, non è un quindi. topo. È un riccio, Cos'è è un un riccio. È un riccio? riccio. Una merda comunque. Cosa metto? Cosa Lombrizz, metto? che è un po' roccioso. È un po' roccioso. E non si fa una sega, vedi? Sporco lancio per farlo morire malissimo. Toglie tanto, Lo so, comunque. ma Shaymin non è Porca scarso. troia. Bastardo, ci ha ammazzato. No, ragazzi, è Cozzata. morto Marea. Disastro. Noi surfavamo con Marea. Io tra l'altro non ho ancora pensato a una schermata di sidebar quando morirà una persona. Tipo, magari metterò un teschio. Non lo so. Quello che Qualcosa mi vuoi. inventerò. Tanto ormai è successo, quindi dovrai pensarci. No, non è più super efficace. Occhio. Ma che. Ma sono forti, Ma ragazzi. fermo, 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 puoi gestirtela. Aligerado. È ancora normale qui, non è folletto, Sì, quindi. è per quello infatti ti dicevo non fare la. Velen polvere. Tu hai fatto la mossa veleno. Ok, ragazzi, usciamo con le ossa rotte da questa Qua sfida. ti è E andato. ne abbiamo preso per il culo, però ci ha fatto male. Perché ci sono due punti? Ah no, ok, uno era del discorso. Ragazzi, ci ha ammazzato Marea. Questo fa male, fa veramente male perché Marea era veramente un buon Pokémon. E tra l'altro ci surfavamo con Ma Marea. sei un attimo fermo. È iperattivo. Sì, si muove Non sempre. pensa te. E in più sembra che ti lecca il culo per come si muove. Siamo messi malissimo. Parte il pugno. Sì. Ok. Bravissimo. Meno male che ci ha aligerato una sicurezza, ragazzi. Aerossalto. Non gli serve Ma un toglierei anche cazzo. taglio, sinceramente. No, però è normale. No, più che altro non puoi togliere taglio. Hai anche ragione. Niente, aerossalto non lo imparerà. Ma Aligerado salvo mosse Oh, straordinarie. perché mi dimentico? È perfetto così. Che palle, mo già era una rottura di coglioni cercare il sesto Pokémon, ma dobbiamo trovare anche il quinto. C'è sempre quel cacnea lì nel box Non è che. degno. Non Non mi è. pare degno almeno. Guarda, spero soltanto che ci siano dei random time decenti Ci successivamente. saranno, e sai chi ci sarà? Perché siamo arrivati a 5 di un certo numero di Pokémon. E tu sai di chi sto parlando.
Potremmo trovare Shaymin, il nostro proprio lui, il nostro carnefice di marea. La nostra nemesi potremmo trovare. Adesso muore Aligerado perché non mi accorgo che ha pochi PS il veleno. Sai qui che bella parte sarebbe? Una giornata no, parte 2. No, vabbè. Come una giornata no, non succederà mai. Non dirlo, che poi succede. Sì, scusate, ho curato adesso ovviamente deposito marea, ragazzi. E niente, avremo il nostro primo Pokémon nel cimitero. È il primo? Sì, sarà il primo probabilmente. Beh, sicuramente. No, non è il primo perché il cimitero. Non è il primo, ma è più che degno di nota. Ah, scusa, avevamo già. È vero, i primi. Ma possono andare a cagare. Cioè, con tutto rispetto per Kirlia, gli altri non meritano il mio rispetto. E guarda, no, che. No, ma era bellissimo. Era anche forte. Ma era bellissimo. Aveva pure psichico senza doverglielo insegnare. Dobbiamo abbandonare. Veramente, io non ti devo so. Sempre censurare. No. Ti devo censurare per due. Vabbè. Devo crearti qualche disagio quando muoiono i Pokémon. Fatti una foto. Certo, facciamoci una foto, sì, è tutto divertente. Prendetela a sorridere, dai. Non si può fare. Ah, aspetta. Prima che tu vada avanti, sappi che c'è una sfida con il rivale. Ah, sì, qui. Se nel caso volessi far morire qualcun altro, visto che siamo in tema giornata, no. Siamo nel giovedì nero. No. Nel Team Rocket di nero vestiti. Mi hanno stupiti. Arrivederci, ha fatto la piroetta. Tra la lerula. Ok, scendiamo nei sotterranei della torre radio. Fermo. Cambia ordine i Pokémon. Già, sempre Aligerado, sei troppo forte. Mettiamo Mostaza. Beh, abbiamo Noble, che però mi ricordo che Noble non lo mettiamo perché è il Gyarados rosso. Io mi rifiuto di prendere il Gyarados rosso in squadra. Ah. Così. Solo in casi estremissimi, che non è questo. Finta. Retromarcia. Finta. Retromarcia. La sapevi questa? Ma ah, perché aveva solo un Pokémon. Ma sei stato furbo. E qua la sfida col rivale. Molto bene. Guarda il Rodactyl che ancora gira dall'altra parte. Non si è accorto di niente. 3 punti interrogativi, ci sfida. Finta. Perché c'hai volo? Hai volo. Ho volo. Ma perché? Io non mi ricordo che questo è anche lotta. Invece è lotta. Qua Bellsprout qui. È abbastanza facile. Sì, ma sono. Siamo diventati scarsini noi, sai. Più che altro perché abbiamo puntato. Rocciatombo, ho visto. Abbiamo puntato troppo su alcuni Pokémon. Lui cos'è già? Terra? Volante. Però ha una buona difesa. Ci vorrebbe un surf che non abbiamo più. Non rifacciarmelo ogni volta. Abbiamo perso praticamente gli speciali. Abbiamo. No, neanche. Beh, Surf ce l'avrà poi Gyarados in ogni caso. Facciamo finta. No. Facciamo finta. Bene, non fa niente. Quando io ti dico che toglie poco, perché toglie poco. E quindi? Quindi cambia. Esperta. Ci voleva un vento gelato magari. Che non ha... Mettiamo Noble. Va bene, ho capito. A caso, senza manco sapere che mosse ha. Uovo bomba. Che belli mosse sono. Uovo bomba. Va bene così. Va bene, Noble, sei il nostro asso nella manica. Facciamogli prendere. No, sto facendo prendere troppa esperienza, mi sa. Ok, bomb. Cioè, hai asservito la tua funzione. Manca una mossa d'acqua. No. Sì, potevamo insegnargli surf, non so perché noi gliel'abbiamo insegnato. Ma perché non era nella squadra, in teoria. Per non rischiare, metti Lombriz. Faccio cozzata. Lombriz, cozzata zen. C'ha lo stab. Ok, boh, ce l'abbiamo fatta a battere il rivale. Anche qui sfidona difficile, molto difficile. E facciamo anche un taglio per andare a curare i Pokémon. Bene, siamo tornati. E quindi ora sfidiamo costui. Quindi ha questo Leafeon con... Ecco, mi fa venire in mente con un radicamento addirittura. Vedi, Leafeon è bellissimo. Ecco, cosa hai da dire su Leafeon a proposito, che me lo ricordavi l'altro giorno? Cosa? Su Leafeon. Che è stato probabilmente il nostro miglior Pokémon di tutte le random. Sì. Sì, probabilmente sì. Secondo me sì. Poi se voi avete un'altra opinione potete comunicarmela, io rimango della mia idea. Se mi portate un esempio più autorevole di Leafeon, e ce ne vuole, perché le mosse... Io ho detto Octillery, che c'è morto dopo due parti, però Octillery non era forte me... come Leafeon. Non forte come Leafeon, dai, Fendifoglia, Terremoto, Danza Spada e Frana, se non ricordo male, è qualcosa di fuori dal normale. Cosa sono questi? Sì, infatti mi lascia un attimo perplesso. Ok.
Ok, boh, direi che qui possiamo concludere questa fase. No, sto scherzando ovviamente, andiamo avanti. Se premo il rosso. Ah, vai giù, che ti prendi la Pokéball. Io volevo quella, infatti. Molto bene. Fuori la grana, fuori il soldo. Questi sono i money grabber. Ok, sconfiggiamo il money grabber con Rattata Tirogue. E Beldum. Grandioso, che non posso neanche buttare giù sto Beldum di merda. Ma lo botterò giù con Sporco Lancio. Lezzo. Un effetto. Lezzo. Sgocciola. Marcio. Lezzo. Hai fatto una play incredibile, hai notato? Di ritirare per usare la mossa non molto efficace. Sì. Ti è piaciuta, vero, come mossa? Guarda. Palla fuori. Sto nella pelle. Grande strumento, e tu mi hai detto mi raccomando prendi ragazzi, grande strumento palla fumo. Sì, serve. Quante volte avrai serve usato? Molto. La palla fumo, quante volte l'avrai usata durante la tua carriera? Hai visto una volta in 10 giochi. Per vedere che è inutile non usarla mai più. Esatto. È vero che il Teddy Ursa c'è la Dragodanza. Ma non gli servirà. Noi non abbiamo un Teddy Ursa. Abbiamo un Teddy Ursa. No, non lo so. Non mi sembra, perché dovremmo, non lo so, perché dovremmo avere un Teddy Ursa. Io questo ricordo che abbiamo comprato un abbiamo comprato un Teddy Ursa. Lo abbiamo comprato al negozio di giocattoli. Sì, sarebbe l'ennesimo normale, però ma è sempre sti normali. Io non li voglio i normali, voglio quelli fighi. Cosa impari? All'acciaio. Buono. Forza segreta può andare via. Via forza segreta e dentro all'acciaio. Bravo, finalmente mi dai soddisfazioni. E la proviamo subito. Guarda lì, ma che brutta l'acciaio. Se non lancia la penna d'acciaio. È l'animazione più brutta di sempre. Del mondo proprio. Come però si prosegue qui? No, devi i pulsanti, continuare. I pulsanti. Devi andare giù. Certo. Sì, i pulsanti prima poi vai giù. Ah. Devi fare in modo. Sì, aspetta, ho capito. È questo rosso. Poi. No. No, c'è uno schema. Ho notato che c'è uno schema. Devo aprire questo ora. No. Allora. Ecco. Oh. Vabbè, premendoli a caso funziona tutto. Sono schema, non no, no, si preme a caso. Vedi, qui abbiamo aperto. Benissimo. Ragazzi, a caso funziona sempre. Quando non sapete come premere i tasti per queste cose qua, sti enigmi, tutto a caso. Poi, per gli enigmi di Pokémon, assolutamente a caso. Basta e avanza. Esatto. Oddio. Ok. No, era solo niente di particolare. Punte, ci usa le punte. Sì, retromarcio. Intelligente. Stavo per dire, così entrano le punte, però è bastato. Bene, ancora lungo qua, vero? No, lunghissimo. No, relativamente. Forse. Relativamente. Sai perché? Perché mi confondo con i sotterranei del Team Galastia, che ci somigliano come... Sì, sì. Come struttura. E poi, oddio, quindi... sono sempre sotterranei. Sì, esatto. Boh. Ricordo che Chatot era bastardo. Sì, perché aveva l'occhietto... Perché abbiamo preso danno? C'aveva... L'abilità, vero? Sì. Lombriz. Contropiede. Occhio, spora. Ti sporiamo come prima cosa. E poi Lizzo. No, sgoccioli. No, Marcio. No, putrido. Spora. Maniere forti. Sì, era molto più efficace. Due maniere forti e era meglio, vabbè. Che te lo dico a fare? Che te lo dico? Questo di parte si chiamerà che te lo dico a fare. Te la pisci. Hai visto che mossa? Qua te la pisci. Non si può vedere. Altro che... Si sfidano tutti, ragazzi, gli avversari. Si sfidano tutti. E di qualcuno che gioca decentemente. Altro che Metal Slug. Torna indietro, vai. Si può vedere. Quello che hai appena fatto non si può vedere. Ti sei preso gioco di uno. Guarda. È stato programmato per fare sta vita di merda. Almeno sfido. Voglio premerlo da dietro. Oh, a caso. Isso. Però è servito. Siete veramente lì. Guarda, non lo sapevo che lo strumento. È bello sto Pokémon. È bello, sì. Locomovolt. Locomovolt anche no, Pichu lo impara. Ah, lo impara da Pichu? Sì. Ma devi fare io qua ho fatto il casino che poi devi farlo accudire dalla vecchia. Ah, con la e poi con le uova sì. E tutto, poi con la sfera adatta che non mi ricordo neanche. Sì. Minchia, la palla gelo Delibird. Elettrosfera. Ma sai che era figata? Elettropalla forse. O elettrosfera, poi elettropalla, non mi ricordo. Dice Delibird ha la mossa c'è il vero di direttore. Gelo.
suona la linea. Il direttore si è nascosto qui. Chi è che succede? Sei qui per salvarmi? No, non sai che sto lì, la torre radio. Che sta succedendo? Il Team Rocket se ne è impadronito. So che devo fare. Prendi la apriporta. Bello questo senso di responsabilità che gli è venuto fuori. So cosa devo fare, grazie al cazzo. Ti ho appena salvato. Salva la torre radio. E salva il paese. Salva il salva Yoto. Yoto nelle tue mani. Adesso cambia città e battere, non so. Esatto, me ne vado, grazie della apriporta, grazie mille. E niente, qui ragazzi ci sarebbero. Spostare. Forse li sposta già adesso. Lo sposta? Sì. Ma ciò. No, devi parlare con lui. No, li sposta poi allora. Sì, quando poi vai via ritorni si risposta. Tanto non c'è niente, mi sa. Non è niente di. Forse c'è una Ultra Ball. Qui c'è una hostess che non ha fatto niente fino adesso. Una hostess. Hostess, volevo dire. Ma qui siamo al supermercato? Sì. Già. E non me ne ero accorto io. Cioè il supermercato è collegato ai sotterranei della torre? Sì. Cioè no, non sono i sotterranei della torre, vabbè. Beh, il piano sotto. Sì. Però. E adesso ragazzi ci prepariamo per lo sfidone finale contro il nuovo generale dei Rocket, che voi non conoscete se non avete giocato a questo gioco. Sì, male. Molto, ma molto male. Come ripetiamo ogni parte, malissimo. Ma stiamo per entrare nella torre radio. Stiamo per salire all'ultimo piano della torre radio, dove tra l'altro c'è anche. Stoppa un attimo, voglio vedere i livelli dei Pokémon. Sono messi molto male. 33, 33, 32, 37. Non bene. Gyarados lo evita. Gyarados non lo nomino neanche. Guarda. No, ho sbagliato, non devo andare di qua. Devo andare di qua. Apri porta. E possiamo finalmente salire. Io ragazzi. La vedo male. Anch'io la vedo male. Arriviamo lì. I livelli sono molto bassi, secondo me. Però dai, finalmente magari una sfida, non dico equa, però cioè in cui non partiamo bello, a vantaggio. Flygon, possiamo morire qua? No. Flygon, vediamo un po'. Un vento gelato magari. Che non abbiamo. Ah va? Come vai? Come vai? Me lo chiedo anch'io. Cosa facciamo? Rimane come stato. E cosa gli faccio? Un volo. Tu un semplice volo, vai sempre di volo. No, lo curiamo, ce l'abbiamo le cure. Vero che non ne hai altri, benissimo. Spero che abbiamo la cura, se non abbiamo la cura dai, non ci posso credere. Cura di no, sai. Cura, ah, no, totale, cura totale, grande cura totale. Abbiamo anche una cosa stupida tipo pozione, proprio te stavo cercando. Diamo anche questa proteina tra l'altro. Come stato? Perfetto. Dobbiamo e poi i revitalizzanti. Sì. Abbiamo ancora due caramelle rare, ma ragazzi, entriamo. No, aspetta. No, c'è ancora lui, che non è un generale, vero? Sì, c'è un vice. Ah, sì, si chiama? È un generale. Milas. Ah, ma è il tipo, è vero? No, no, è lui. Milas l'avevamo già sfidato, mi sembra, no? Sì. Può essere al pozzo, tipo? Sì. È vero, è quello. Però, del pozzo. È una squadra decisamente forte, devo dire. Devo dire che Milas e Shiros hanno dato prova del... della loro potenza. Due cuori nella palla a Volos. Potevi passare dietro, sei uscito. Infatti ora il vetro poi. Che vetro? Lì ho visto già Atena, vabbè. Sì, c'è la sala registrazione. Ok, tocca ad Atena. Qui praticamente abbiamo sfidato tutti i generali che abbiamo già incontrato. Ma ragazzi, se vi ricordate un po' i vecchi generali, praticamente con Atena li avremmo fatti tutti. E invece Atena non è l'ultima, come potete ben vedere, perché... Tanto Paras nel tentativo di dare un calcio in volo si è schiantato. Bene. Giusto per fare. Altaria volo sempre. Sempre non è... No, in realtà non è folletto, solo se si mega evolve. Quanto vorrei avere un Altaria da mega evolve? Bello Altaria, mega Altaria. Continuiamo con volo. Finta. Ok, buono. Mostazza li ha fatti tutti. Grande Mostazza. E ora ragazzi, Mostazza entriamo... non combatterà. Troppo tardi. Io la vedo male, raga. Che gufo. La vedo veramente male. La stai vedendo troppo. Ok, sì, no, posso cambiare qua. Pessimista. No, non devi esserlo. Nelle random non si deve mai esserlo. Mi raga, finisce male. Ecco qui, la sala più bella della torre radio, ragazzi. E lì c'è una persona che non abbiamo mai incontrato per tutto il gioco. Per questo vi dico che è messo molto a cazzo. Ed ecco qui. Archer, o Archer, come lo volete chiamare. Perbacco, come hai fatto ad arrivare fin qui? Devi essere un allenatore incredibilmente forte. Il nostro scopo è quello di occupare la radio e annunciare all'intero paese che ci siamo riuniti. Così Giovanni, il nostro capo, farà ritorno dal suo cammino di ascesi.
noi ci riprenderemo tutto il nostro potere. E tu non ci metterai i bastoni tra le ruote, due punti esclamativi. Cioè tu al cattivo gli fai quanta voce. Confidenza per uno che comunque conosciamo da poco. Sì, sì, parte la sfida di Archer, che tra l'altro ha solo tre Pokémon, mettiamo... È uno di essi. Iniziamo subito fortissimo con un Metapod. E noi facciamo Sporcolaccio Lizzo. Calcio salto. Però fa calcio salto, eh. Non, non da so... si lancia addosso a te. Quale piede? Mi sto immaginando la scena Xatu. Beh, Xatu. Xatu è già più giusto. Sì. Ok. Spora. Iniziamo con uno spot. Sono qui. Ok. Ci abbiamo individuato Xatu. Maniere Mani. Forti, per forza. Geoforza. Speciale. Terra speciale. Maniere forti? Sì. Poi curiamo dopo al massimo. Anche ancora no? No, non serve, ok. Buono. Beautifly, ok, ora qui farei una bella cura per... dov'è? Ce l'abbiamo, vero? Per pozione, esatto, per l'ombriz. E poi direi che ma andiamo... senza cambiare, vai... Sì, 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 con lui intendevo. No, no, ho fallito, no! Ne facciamo ancora uno? Sì. Brutto campo. Sapete cosa vi dico? Li farà tutti Snorlax. Ma per forza. Utilizziamo l'esperienza. Noi dobbiamo continuare a curare e usare maniere forti. Che non c'è ancora sceso la difesa speciale. Che e andiamo. E andiamo. Come è potuto accadere? Il nostro sogno ora è un incubo. Evidentemente non sono all'altezza come un tempo fece Giovanni. Non mi resta che sciogliere il Team Rocket. Addio. Cioè lui perché perde una sfida contro un ragazzino. Per caso. Che non ha mai incontrato prima. Ovviamente boh. Team Rocket sciolto... oh, hai fatto già piazza pulita, ti ringrazio. Il tuo paese ti è grato. Cosa ci fanno? Senatori ad onore. Senatori di Dio. La Ladiride. La Ladiride. Vero? Sì, in teoria si può già andare a prendere ora, mi sembra. Sicuro. Se non mi sbaglio, dovevi avere qualcos'altro al posto della Ladiride. Dici? Cioè, insieme alla Ladiride. Forse hai ragione, servono due strumenti. Perché ti faceva entrare nel primo portone. È vero, poi serviva, un'altra cosa. Serviva uno strumento. La campana. E dove la trovo la campana? Forse ce l'abbiamo. No. Non penso. No, no. Te la darà tipo un capo palestra, forse. Forse dopo l'ottava. Mi sa. Ok, non mi ricordo questa cosa. Ma tanto è la trama che lo richiede, se non erro. Ah, sì? Sì, infatti anche io mi ricordavo che è quasi obbligatorio, mi sembra, fare il leggendario, quindi... Ok. Bene ragazzi, siamo tornati nella torre normale, finalmente sgominata. Questi ovviamente già riprendono 5 secondi dopo che il team che se n'è andato a fare trasmissioni. La trasmissione di oggi si chiamerà... Mi ero sbagliato, non è morto nessuno. Meno male che ti sei sbagliato. È già morto Marea e guarda, voglio bene così. Ok ragazzi, per questa parte direi che può essere tutto. Vai a parlare con la ragazza. Quale? Questa qua. Questa? Sì, magari col tipo. Magari balza il tipo, che ne sai? parla col tipo. A parte però. Che noi abbiamo uno Snorlax. Uno Snorlax. Cioè, Snorlax, fai qualcosa. DJ favoloso. No, è un DJ, basta. Hai detto Timmy, non tu. Hai detto Timmy. Riferimenti a Timmy, trompette. No, non si sa. Vabbè. Ok, ragazzi. Per questa parte direi che può essere tutto. Se la parte... Adesso poi inizieranno le parti fighe, perché finalmente ci saranno un sacco di random time. È vero. Speriamo. La grotta glaciale. Cammino. Via gelata. Via gelata, ecco. Poi abbiamo Ebanopoli. Sotto Ebanopoli. Sopra Ebanopoli. La caverna di Ebanopoli. Ebanopoli. Le nonne di Ebanopoli. Esatto. C'è molta roba di Ebanopoli, insomma. Bene, ragazzi. Venite con la vostra famiglia a Ebanopoli. A Ebanopoli, la città dell'Ebano. Che non so neanche cosa sia. Un legno, vero? Minchia sì. Come dire, è un legno pregiato. Chi non lo sa che è un legno. Vabbè, se la parte vi è piaciuta, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Io vi saluto. Ciao, televendita. Ebanopoli. Ebanopoli.